L'indole, eh? Come la chiama lei? No, l'indole. Lei tira fuori questa personalità. Questa personalità, eh? Gagliarda. Insomma, ora... perché fa così? Perché così? Stai cominciando ad ambientare. Come vanno le cose? Ma io sono contento di essere qua, signora Rosa, anche se questa sera non mi trovo nelle condizioni igienico-sanitarie di... Ma come mai non si trova nelle condizioni igienico-sanitarie migliori? È perché ho stato a Milano. E questo io... Ragazzi, è stato a Milano, eh? Il Tavin a scuola. Esatto. Oh. Poi lei... No, bravo, poi lei... Dico, è casuale la cosa... Ma per la seconda volta consecutiva capita insieme con una scolaresca, insomma con rappresentanti di una scuola, la scuola Tommasi di Lampedusa di Gravina, con una bella professoressa in prima fila, quindi lei può dare anche lezione a questi ragazzi, perché certo. Lei insegna i ragazzi a parlare. A parlare, a pensare. Ad esprimersi. A esprimersi, al comportamentarsi con le altre persone. Sì. Insomma, l'educazione. Esatto, diciamola con una parola giusta. Quindi lei è stato a Milano? È stato a Milano. E sì. Non è andata bene? La Rosa non ne parò. Andata col treno, sì. Ritorno con l'aereo. Sì. Qualche ottomotore che ancora sgruzza la indagine. Va bene, questo ce lo racconterà. Anche perché poi le disgrazie non vengono mai da sole. Perché lei, secondo intervento di questa sera, quindi più avanti, ci parlerà di un altro incontro speciale. Un incontro speciale di quando io ci voglio ricordare, secondo io, perché io ho stato uno dei pochi sì. Nel mondo sì. Che ha visto i marziani. Lei è stato uno dei pochi, ed è vero, perché molti sono anche dei visionari. Lei ha visto i marziani? E ci ho parlato con i marziani. Anche? Certo, mi parlano con lei, se sì. Parlare con i marziani. Ma che vuol dire? Facilissimo. Ma non ho capito. Facilissimo. Ma vorrei capirlo meglio. Cioè lei... Lei pensa che io sia paragonabile a un marziano? No, voglio dire, è difficile, non è che... Ah, è difficile. Me. Ma perché lei quando parla con me, come si sente? Un po' emulsionato. Esatto. Cioè, un po' così... Esatto, sì. Ma ormai avrà questa dimestichezza. Sì, però, sapete, c'è sempre questa cosa che io sogno io e lei e lei. E certo, questo è anche vero. Anche se tre anni che ci conosciamo. Ma lei chi voleva essere invece? No, voglio dire, io sogno uno che viene dalla cucina. Esatto. Dalla cucina, che sì. C'è questa cosa che però sì, è un settore in crisi. Sì, in crisi. Parliamone. Noi usciamo dalle elezioni. Quindi tutti hanno fatto promesse, il suo settore è in crisi perché? Alla cucina, il settore della cucina. Il settore della cucina, sì. Che a certuno chiama uno settore, come si chiama? Cosa vuole dire? Come si chiama? Edilizie. Ecco, chi sta qua? Sì. È un settore in crisi, dottor Urdo della cucina Alfio. Eccoci. Che neanche capo Cariola è. No, perché lei è solo capo Cariola, Cariola, questo diciamolo, è lui in famiglia. E lui sta strumentando certe cose, che ci vogliono venire idee, cose, sì? Per cercare di... Movimentare, di guadagnare un poco di soldi. Che sta facendo? E ora dice che ha sperimentato, che vuole fare gli ammortatori della macchina. Gli ammortatori della macchina. Che cosa sono gli ammortatori? Io ce ne sei affio, ma che cosa vuoi dire? Appunto. Cerca di imparare italiano. No? Certo, spiegati. Forse vuol dire ammortizzatore. Oh, esatto. No, ci chiede già, no, c'è gli ammortatori, perché dice di quanto costa la benzina, Sì. Dice io faccio un centro di smistamento ammortatori. Sì. Un cristiano per esempio ne esce da casa mattina. Sì. Per scavettare la benzina telefono al centro smistamento ammortatore, ci dice io stai a via tal dettaglio sì. E gli rotto un giro. Sì. Parto da piazza Università per dire. Si presentano tre tipo su a stasi della marina sì. Da cogno scucca da posatano sì. E ammortano la macchina fino a buco fino alla rotta. Ammortano la macchina. Ho capito. Fino sì. Al borgo. Sì. Vedi, a Ido ci arriva il cervello. Esatto. E ammortano la macchina fino a buco. Sì. Poi a buco si fermano. Sì. E vengono altre due. Sì. Come dopo c'è la chianata, sì. Ancora più vastase da chiedere sì. Prima. E ci ammortano fino al tondo. Esatto. Ci si affio, ma non può essere sta cosa. E allora si mise da testa che vedi che uno ci arriva il cervello. Però è uno che pensa. Si è inventato un mestiere. Sì. Si pigliava tutto l'elenco di tutti i festi dei paesi che ci sono. Sì. Tutti i festi patronali che ci sono in giro nei paesi. Sì. Si accattava una uglia tanta. Sì. Si mise d'accordo con tutti chi che cavinano palloncini. Sì. E ci fa, se io ci spacco i palloncini e i piccirilli. Sì. Quando mi dà, siccome un palloncino costa 1500 lire, ti dice, ah, ti damo 200 lire ogni palloncino che scoppi. Signore, sa mucca belle sordi. E certo. Furia, sai, i piccirilli che i palloncini si avvicina così, pa! E ci sta. E certo, i bambini piangono. E io ci faccio, gioia, non cancella, guarda, beh, i vinono. Sì. E chi lo parte?
che non parte? E se cappa un sacco di soldi? Ma che mestiere è? Ma allora io ascolto. Ma roba la mano. Solo che l'altra sera. L'altra sera? Solo che l'altra sera, signor La Rosa, sì. C'era a uno sparato alla moschettaria. Sì. E c'era un fumo dei boom. Sì. I due era stanco di quanto palloncina va scattiato. Sì. C'era uno tignoso curtulito. Sì. Non ci passa un palloncino. E quindi? E si azzeccava la ugghianda alla testa. No, ma come? Ma roba da matti. Ma sempre suo cugino, sì, però. Sì, bastonato. Esatto. Meno male che mi avevo chiesto. Ci vieni tu, meno male che non. Com'è suo cugino? Saurdis. Enrico Guarneri Litterio. Si accomodi nella prima poltrona. Renderlo più civile, più umano, più educato. Iddo si dà da fare, si vuole commisurare. Sì. Ora si dà la lapa, io dava la lapa. E non si pensavo che ci montare l'iceberg. Intanto andiamo con i termini giusti, come si chiama? L'iceberg, ti dico che su unghia, in caso di incidente. Sì. Ci si affa, ma come ci chiede tecnologia avanzata, certo. Come. Si accattava il palloncino uso di distantaita. Sì. Ci un chiao. E i teramenze a me. Perché tu dici in caso di incidente là chi cosci tu si sa che tu ti dopo lo so. Ma come è possibile? È un cretino. È un cretino. Ma guardi che per fare queste cose che lei chiama iceberg, le aziende automobilistiche studiano, ci sono degli esperti che li fanno, che li rendono sicuri. Sì, è quello che io ce l'ho detto a lui. Senta, ma lui è proprio Zavurdo, lei mi parlava anche di analisi al sangue, adesso per chiudere questo argomento, lui ha. È diverso dagli altri. È diverso? Intanto ora questo fatto del casco mi sono dei guai. Perché? Ho trovato a casa casco non casco. Casco non casco. No. Casco non casco. Ci si affia, ma se si è settato come casco. No, dice casco da testa o non casco da testa. Sì. Se dipende come te vi. Sì. No, dice perché. Se. No, ma facetemi parlare però, perché allora. Perché dice se casco senza casco, allora sì che casco. E se casco cu casco mi suso che cascata è? Sì. Tutto questo discorso. Allora io praticamente, come dicevo, è uscita la legge che è obbligatorio. Certo, se affi, un casco, portate il casco, sì, sì. Non si è potuto trovare un casco pieno. Perché? Perché c'ha una circonvallazione dalla testa, nella rosa, nella poma puttana, andò a stagnataro. Addirittura. Che fai quarare. Sì. A quarare andà a testa, c'ha panamente. Ho capito. E ora cammina a calapa con l'iceberg e menziano. Sì. E a quarare andà a testa. Okay. E si sente importante. È importante. È importante. Perché lui ha questo sangue diverso. Poi quando ci abbiamo fatto l'analisi al sangue. Questo seguitelo per cortesia, perché guardate che la scienza non sa spiegarsi questo motivo. Intanto ci voglio dire, signora, che lui è di un'ignoranza totale. Cioè, voglio dire, guarda, signore me, l'ignoranza è una cosa seria. Certo. Cioè, non è che uno piglia dall'oggi al domani, piglia e si inventa, dice ora faccio ignoranza. No, no. Uno o è ignorante o non lo è. Basta che andiamo a televisione e può perdere l'ignoranza, che sente una cosa che esatto, già viene a sapere. Esatto. Basta quando un giornalare, vedo un giornale, lo legge una cosa e già perde. E già si informa, non è più ignorante. Il più ignorante picchia in dame famiglia di degenerazione in degenerazione, signora Rosa. Siamo cristiani buoni, sordi ce ne picca, ma fa ignoranza c'è tanto. E non è vergogna. E non è vergogna. Non è vergogna. Ora, io non vorrei. È così ignorante. Sì. Ma che. Cioè, è così ignorante che non sape manco che 2 più 2 fa 5. Cioè, niente. Bravo. Cioè, niente. Ma glielo dica lei quando fa 2 più 2. 5. Certo. 5. Io ci ho fatto fare analisi al sangue. Ecco, quindi non credevano ai loro occhi quando do un microscopio ne scivo un risultato. E che risultato? Ci hanno trovato il cromosoma Z. Cioè, chi capisce un po' di scienza sa che i nostri cromosomi o sono X o sono Y, chiedi di Cristiano Normale. Sì, ma Z non Z, capito? Come ho visto, dice, è questo che è un figliozzo del Zorro. In qualche modo poteva sembrare, invece. E invece era, e che poi hanno preso ciclopedie, cromosoma ZZZ che sta per Zoticone Zaurdu Zambirro. Da tutta l'Italia, da tutta l'Italia, due soli ce l'hanno sto cromosoma. Suo cugino? Alfio e Umberto Bossi. L'applauso, la faccia di Bossi! Grazie signor Litterio! Mi piace, lei mi piace! Perché. Perché guardatelo com'è, Guido Pistone, regalami questo primo piano, questa faccia paciosa. Lei sa che ha la faccia un po' paciosa? Sì? Sì. Lo sapevo. Esatto. Lei sa che ha questa faccia da bonaccione? Da bonaccione, sì. Sì. È perché c'è l'erugazione. Esatto. Lei sa che ha questa faccia che tranquillizza? Sì? Sì.
Ha finito? No. Se vuole posso andare avanti almeno sino alle 11:30. No, per carità, perché poi tra faccia a faccia non vorresti che ci scappa qualche malapola. No. Lei infatti, voglio chiudere questo momento sicuramente di alta televisione, potrebbe sembrare sciocco, invece a questa faccia che poi trasuda intelligenza. Se c'è caldo, certo. Esatto. La sua è una faccia espressiva. Ma perché non mi domanda che faccia so? Allora, siccome io non mi... Non esageriamo. Siccome io non mi tiro indietro, che faccia è la mia? Faccia di un taglio. Signora Rosa. Va bene. La cubana la volta scorsa, sì, è vero. Poi a casa è un poco d'inferno. Ecco, questo volevo dire, quando torna a casa, vuole ricordare come si chiama sua moglie? Crocifissa. Di cognome? Martoriata. Vuole dirci la signora Crocifissa Martoriata, che io saluto, devo dire, con grande affetto, signora, la ringraziamo perché lei almeno due volte al mese ci permette questo incontro con suo marito. Ecco, vuole dirci Crocifissa, mi permetto di chiamarla Crocifissa, che cosa le dice quando lei torna a casa? E niente, non è sempre la stessa scena, signora. Sì. Rosa, appena io mi ritiro, apro la porta, sì? E quando lei non dorme, sì? Ma io non me ne accorgo già fuori, sì? Perché un russare si sente già... Sì, perché sua moglie ha questo piccolo difetto, russa. Russa. Quando è sveglia, come io apro la porta, trovo al centro della stanza, che mette lei andare a faccia e mi fa basta. Basta. Cioè lei entra a casa, basta. Sì, la trovo id in piedi, sì? Vestuta con camicia notte, sì? Bianca. Com'è? Com'è sua moglie con la camicia da notte bianca? Sì, la Rosa mi curano l'occhio. Sì, sì. Ma perché? Per l'emozione, per l'amore, per che cosa? Lo sforzo che faccio. Cioè lei si sforza di guardarla e non ci riesce. Esatto. E non mi dice per 20 minuti, mi fa basta. 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 Sì. Basta. Oh. Basta. Ecco. Basta. Basta. Lei sempre sì, così. Sì, da così io nel frattempo mi metto la pignata sopra, sì. Mio cugino, sì. Poi mangio. Basta! Sì. E ci faccio un momento che sogna la frutta, stai venendo e poi basta per davvero. Niente, è una tortura. Ma perché dice basta? Perché cosa, secondo lei cosa intende dire? Perché Ida che cosa fa? Mi conta il tempo, come finisce la trasmissione. Sì. Per esempio la volta scorsa c'era una cubona qua. Sì. Scusi. Volevo dire cubana, però vista lei mi partivo cubana. Perché guardi che la signorina viene da Ragusa, quindi è siciliana. Ah, come noi. Sì. Ah, ciao, ciao. Sì, ciao, ciao, sì. Lei è... Hai furiato io? Sì, lo so, lei è uno che ce la fa troppo forte, quindi basta perché... Perché Ida mi controlla, io se fa un punto, la trasmissione finisce alle 11:30. Esatto. Perché stai arrivando a casa alle 2 di mattina? Non è il solo che ha questo tipo di discussione a casa, però vada avanti. Ah, ma cara lei... succede, sì. Ma solo che io hai due gran macchinoni. Esatto. E quindi... ci vuole un tempo per parlare, sì. Dichiarata specialmente, sì. Non è che c'è ragione, perché lei dopo un quarto d'ora vi stai chiesto a casa. Basta. Poi siccome io poi lo sapevo che... però quando si scherza si scherza, poi quando l'uomo dice ragazzi, tanto un pugno da tavolino, bravo, sta io consumando una mano, quando volta. L'uomo deve fare l'uomo lo deve fare, tanto che... un pugno da mano a talì un dall'occhio, sì, cioè dall'occhio perché uno l'aveva chiuso l'altro, sì. Vabbè, la guarda dove può, diciamo dove può, a talì un dall'occhio, sì. E ci faccio ora aggiucchiti e occurchiti, aggiucchiti, bravo, e occurchiti, e da comincia a piangere, sì. Ah, mi tratta male, me ne torno nemmeno madre, e io di corsa vai, sì. A pigliare i valigi, sì. Cose. E poi la grande delusione che Ida mi dice vabbè ti perdono. Sì. Cioè lei spererebbe in un litigio definitivo. E non può essere. Però io non penso che lei la voglia lasciare, io ne sono convinto perché lei poi è buono dentro. Lei è buono dentro. Adesso stare a un capello, secondo me lì uno dentro. Lei è buono dentro. Allora, prima di andare da Valentina, devo dire insieme con il mio amico Enrico Guarneri con l'Itterio, vorrei salutare i bambini e le bambine che oggi. Poi suoi, sì. E fu subito amore. Non fu subito scanto. Volete fare una cosa carina, per favore? Vuole avvicinarsi qui accanto a Tommy, per favore, e mettersi vicino a Enzo, cortesemente. No, Tommy va bene, insomma, Tommy è di misure normali. Adesso, Enzo, vuoi metterti accanto? Io vengo dolce, così non ti spaventi. Esatto, allora, vediamoli insieme, nella loro interezza. Ecco. Eccoli qua. E fu così che tre giovani eroi... Eccoci. Cosa pensa adesso?
che se venissero i marziani a questo momento ne taleassero, dice, tre razze diverse, tre male diverse. Bravo. Ma lei, scusi, perché insieme, no, scusatemi, essendo entrambi due esseri umani, insomma, lui è diventato così alto, così grosso, e lei invece è rimasto, insomma... Signora, io mi ho informato e c'entra anche la nutrizione. Sì. E di chi, quando è Caruso, uno che cosa si è mangiato. Certo, lei... Sì, quando uno è Caruso. Caruso. Cioè? No, Caruso. Ah, il Caruso... Non la canzone di Lucio Dallo, oppure il tenore, sì. Piccirillo, bambino. Ah, piccirillo, bambino. E perché io praticamente quando era Caruso che mangiavo. Cioè, sì, noi a Firenze diciamo omenin. Come lo chiamate? Omenin. Omenin, sì. Omenin. Il. Noi invece omenin e omenin. Omenin. Banda Milord e l'Itterio. Va bene, va bene. E mi domandano, ma dice, ma signor La Rosa com'è? E lei cosa risponde ai suoi amici sul signor La Rosa? Perché mi interessa. Che è uno che ci ha fatto troppo forte, signor La Rosa. Lei ha stima nei miei confronti. Sì, certo. Allora, tra un po' mi racconta questo viaggio a Milano? E lo picchi vedo. Vogliamo però prima sentire cantare Tiziana? Un piacere sentire cantare. Che canzone vorrebbe ascoltare? Di cantare con lei a Sanremo. Ma ce l'ha confermato? E lei me l'ha confermato, lo vuole ricordare anche se l'abbiamo detto? Lei, pensate un attimo, poi vi parlerò di alcuni cantanti importanti che stanno per arrivare. Lei ha rischiato di cantare a Sanremo. Io ho visto il successo da trasmissione qua che... Esatto, lei sta avendo un successo strepitoso. Che ho diventato un personaggio. Esatto. Mi volevano a Sanremo. Che ci dovevo cantare una canzone che era un quartetto. Che un quartetto, quindi diciamo... Ma una canzone, signor La Rosa... Com'era? Che faceva piangere, poi faceva ridere, sì. Poi faceva una canzone completa. Completa, cioè può piangere un po' ridere. Un po' ridere, sì. E che vinceva sicuro, certo. E che dovevamo cantare Amedeo Minghi, sì. Mariella Nava, sì. Io e Mango. E Mango. No, tra l'altro Mango è venuto, però è venuto prima a trovarci, non so se verrà Minghi, però insomma Nava è venuta, sì. Per cui che quartetto doveva un essere? Un quartetto che si doveva chiamare Litterio, Mango, Nava, Minghi. Ma devo dire una cosa, chi ci ha seguito se lo ricorderà, la signora Nava ha confermato. Ha confermato. Ha confermato. E perché non è mai nato questo quartetto? Perché io ci ho detto no. No, esatto. Anche per non, diciamo così. Sbaglio, cioè, anche per non disperdere, diciamo, questa sua nomea di grande amatore. Ma io ho le testimonianze, signora Rosa. Sì. Cioè, le testimonianze, tutte le donne che hanno avuto la fortuna, sì. Prima. Perché prima sapete tutte spavalde. Ah, prima del rapporto tutte quante? Tutte spavalde, sì. Letteriuccio vieni qui, Letteriuccio sì, Letteriuccio dai. Ah, la chiamano Letteriuccio? Letteriuccio e Ricciolino. 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 Aspetta, mi avvicino Guido. Perché Ricciolino la chiama? Ricciolino. Perché c'hai capito lì? Sì, lo so, ma è come fa la signorina che sta vicina che le dice? Litteruccio sì, Litteruccio dai, Litteruccio oh, poi vieni qui amore mio, sì. Poi cominciano a parlare magari un po' con francese. Per esempio? E vieni sì, tu Jolie, tu Jolie. E io giustamente, certo, Jolie, certo. Tu Jolie, certo. Jolie, certo. E poi, quando le dicono tre Jolie? Poi tu tre Jolie, no, tre Jolie, esatto. No, non ci facciamo... Se facciamo uscire per i fuori, esatto. Le cose normali, a noi piacciono le cose normali. Cioè, diciamo così. E anche sto appena mensurato, sì. Tre quarti d'ora. Tutto dopo, preparatorio, dopo sì. Dopo un'ora, signor La Rosa. Sì. Una uccida. Un cencio, un pagliaccio e distruggio. Sì. Basta. La donna. Aiuto. Sì, aiuto. è che aiuto, basta. Signor La Rosa, cusa sussuto da letto, cusciancata. Sì. Corba di un occhio, che io mi hai preoccupato. E certo. Perché, fatto, perché le ho praticamente mutilate. Sì. E perciò per non disperdere, come diceva lei, questa, come disse lei? Questa mia fama. Questa sua fama. Questa sì, mia sì, fama sì. E ci ho detto no. Esatto. Ma tu lo chiameresti, dico scusami se mi permetto, Ricciolino il signor Litterio? Sì. Ha visto, sì. Signora Rosa? Quante anche di voi... è un po' brizzolato. Sì, sbrizziato. Quante di voi lo chiamerebbero Bricciolino? Stavo dicendo. Comunque Bricciolino, sì, anche perché lui era la muratura, quindi diciamo. Sì. Quanti di voi lo chiamerebbero Ricciolino? Tutte, eh? Ma scusa, io ne parlo per tutte. Sì. C'è una della sala che mi chiamerebbe Ricciolino. Sì. Sì, la signora ha detto sì subito. Sì. Va bene, allora guardi, facciamo a questa maniera. Pubblicità,
poi la canzone di Tiziana insieme con Danilo e poi lei Ricciolino, perché da stasera sarà per tutti quanti noi Ricciolino, quindi si assuma le sue responsabilità. Ricciolino. Sì, vabbè, Cicciolino, non esageriamo. Dopo Ricciolino ci racconterà questa sua disavventura avvenuta non a Catania, non al suo paese, bensì a Milano, al nord. Valentina, vai. E prima. Vediamo. Allora, Ricciolino, si è comodi? A forma di cuore sta sedia. Sì, la rosa. Perché la. A forma di cuore, rosso. Il pensi che su questa sedia è stata seduta Tiziana? Tiziana? Di Ragusa. Di Ragusa. Che canta canzoni di Mina. Sì. E li canta bene. Certo. Mi sono emulsionato un po'. Allora, si prepari, adesso facciamo scomparire la sedia, sì. lo spartito musicale, il leggio, e subito dopo lì andremo a Milano. Ah, lì? Lì. Vuole dare lei la linea a Valentina per fare la pubblicità? Sì. Si immagini per un attimo conduttore televisivo, adesso sistemiamo il microfono, sì? Sì. Sì, adesso arriva, stanno cambiando il microfono di Valentina, arriva allora? E allora con questa bella linea che c'ave Valentina, noi ci passiamo la linea, sì piano perché ci vuole un poco di tempo, e ce la passiamo. Così lei capisce cosa deve fare un conduttore quando ci sono momenti di problemi, di casseria. Allora, adesso è pronto, può dare la linea? Con questa bella linea ci passiamo la linea lì. Lì? A Valentina. In quanto lì ci sono? No. Valentina, linea lì. Sì. Insomma, Valentina. Benissimo, a dopo con Ricciolino. Un regista è sempre. Guido Pistone. Pistone. Allora, si mette la scuzzitta, anche se lo facciamo tutte le volte, porta bene, ma è un momento anche didattico, lo dico ai bambini, ai ragazzi, agli studenti che sono all'ascolto oppure presenti qui in trasmissione, perché attraverso questo momento si vede la trasformazione di un uomo, si vede come un uomo può cambiare, come possa diventare diverso. Lei con questa trasformazione diventa un diverso. Se ne renda conto e se ne faccia una ragione. Lei, ripeto, mi sto rendendo conto, esatto, che lei sta scafazzando faccia. No. Lei attraverso questa trasformazione, indossando una semplice scuzzitta, basta una semplice scuzzitta per far sì che lei diventi un diverso. Prego. Lei dice così? Sì. Vabbè. Guardate come diventa diverso. Una volta lei buttava la cravatta, era più serio. Sì, negli ultimi tempi. Ieri l'ho portata per l'anno stop elettorale, mia madre era con le lacrime. Sì? Sì. Questa è la faccia normale. Normale, sì. E ora io mi metto questa e divento un diverso. Un diverso. Come dici tu? Questa faccia normale. Sì. Eccoci. E è la faccia del diverso. Del diverso. E questa è la spia. No, dico, scusi, adesso la faccio parare. Però, diciamo agli amici a casa, fatele queste prove, cioè trasformatevi. Esatto, sì. Che ci vuole, è importante. È importante, ogni tanto cambiamo aspetto. Allora, dove è stato? Ho stato a Milano. Buon uomo, dove è stato? È stato a Milano. Ho stato a Milano, sì. Signora Rosa, perché è duzza urdo del mio cugino Alfio. Che c'è sempre. C'è sempre. Suo cugino Alfio c'è sempre. Se non ne esce con mio cucunese. Lo so. Siccome suo figlio faceva un giuramento. Sì. Suo figlio alfabetico totale. Sì. Signora Rosa, alfabetico totale, un misurondo genio militare. Ahi. Una fa nipote. C'è. Alfabetico, quindi analfabeta nel genio, che può sembrare appunto una cosa non proprio consona. Come dovevo fare il giuramento a Milano, sì. Io divino in mia tutto commosso, tutto urto di affili, siccome io mi affronto a dire c'è a Milano da solo, e perché da Milano parlano tutto italiano, dice tu che parli italiano, tu che frequenti il signor La Rosa. Ah, bene. E quindi ti hai fatto una certa cultura. Sì. La certa cultura. E diciamo che non si è alzato di molto. La certa cultura, che ci vieni anche tu che mi fai compagnia. Sì. Basta, arrivato a un certo punto, che ci dovevo dire? Sempre mio cugino. Sempre sangue del suo sangue. Sempre sangue, un sangue parra e parra chiaro. Anche no? Se è ZZZ, ma sempre sangue. Ma poi ZZZ. Sì. Basta, perché abbiamo partiti col treno. Sì, siete partiti col treno. Sì. Perché io c'era magari lei? No. Abbiamo noi partiti col treno. Un bello treno con la carrozza di legno. Sì. Che quelli che ci abbiamo a Catania. Ah, quei treni, quelli proprio moderni, di legno. Sì, di legno. Signora Rosa, io stesso vuol dire assettato, non saccio quante ore, assettato fino a Milano, signora Rosa, che è arrivata a un certo punto, ma dormisci tutto.
tutto culo si può dire. L'ha detto ormai, signora, ormai l'ha detto. Ma Dumiscivo che poi si è trasmesso cammindisi tutta Dumisciuto. Non mi sentivo più niente. Nella zona. Nella dice. Zona, io sì. Non mi ci avandiso mai da così. A lei non ci fa impressione perché ci capita così. No, ma io. Però ci sta, lei. Vabbè, prenda ma, buono per sé. Signora Rosa, io mi preoccupai. Sì. Disse, ma che succedeva? Perché sono a Dumiscivo a cara di notte, dove Dumiscivo. Se vuoi vedere che mentre dormivo qualcuno mi fece qualche scherzo. Comunque. Poi no, e l'amico mio invece c'era. C'era. Era sempre al suo posto. Sì. Penso alla mia tranquillità. Esatto. Ora io non lo so se voi altri siete stato alla stazione di Milano. C'è stato qualcuno? Sì, la signora c'è stata. C'è stato, signora. E come tornavo viva? Perché? Ma la confusione! Ma la confusione è normale in una stazione. Ma i cristiani a così! C'è in una stazione a Milano, Milano è una città che è una metropoli. Ehi, come scendendo, perché non. I gente tutte che camminano, non camminano, i cristiani corrono. A Milano corrono, sì. Ma onde corrono poi, onde corrono. Non lo so dove corrono, ma corrono. Ma sta premura, pigliere uno. Non lo so. Ma anche scendendo tre, non mi dovete credere, non c'è bisogno di muovere i piedi. No. Non c'è bisogno di chiedere, ti porto un video. Sì. Una confusione, un macello di cristiani. Però è vero, però è vero. Ma una cura. Ma non lo so, Milano è una metropoli, Milano è una. È una grande città, per cui tutto è accelerato, tutto è più veloce, sì. Tutte, da confusione, io era cavaligia di mano, ma che raduzza urdu di affi, sì. Io mi ho portato la valigetta nica, no? Sì. Adesso non si sa mai, portare imparato così, ho imparato mutandini, insomma, siamo gente che ha camminato. Il necessaire. Eh? Mi ha portato il necessaire. Che c'entra la nassa? No, no, la nassa, quella è per pescare. Mi ha portato le cose che a uno c'è un cambiamento. Esatto, no, un cambiamento è quello che lei fa di solito quando un si... Un cambiamento di una mutata. Una mutata con la... Mutatis mutandem. Vabbè, lasci... Non siete... No, però lei si è portato un beauty case. Era valigetta nica, così. Beauty case. E io si portavo una bella valigiona, sì. Senza ordine, mia coce. Come scendiamo dal treno tutta sta gran confusione? Io mi abbaruai, signora Rosa, mi abbaruai. Manco si poteva respirare. Arrivato al punto, Alfio, che era vicino mio, disgraziato, picchia mi fa l'etereo. Sì. Aspetta un minuto, quando mi attacchi scappi. Sì, io, come si accalavo. Sì. Signora Rosa, non mi stai giù. Non si fermano a Milano, magari poi gli stare salvo, sì, non si fermano. Signora Rosa, tutta la cacca ci ha chiamato. No, no, la cacca, no, sì, la calca. Tutta la cacca, tutta la forma ci ha chiamato un uomo. Ma per cortesia, guardi, la calca, la confusione, sì. La massa. Sì, tutta la confusione, sì. La cacca, come la si chiama? La calca si chiama. Perché non l'ho visto più, io mi volevo trattenere. Sì. Perché c'è un tempo che mi girai, a furda mi portava. Lo trascinava. Oh, fio! Sì. Arrivato a un certo punto, c'era un'auto davanti, sì, a mia, perché ci tuppoli e perché disse, scusi, ma quando finisci dalla stazione, aspetto fuori dalla stazione, sì, no? Spostavosi più là. Mi sposto? Sì. Sì, già sono spostato. Sì. Metto là. Si sposti ulteriormente. C'è troppo le ali. Sì. Perché ci si sente, scusi, per, sì, un'informazione. Sì. Che so se vuota, manco si vuotava. Perché mi dice così, ma sono venuto con la via del culo. Aspetta. Perché lei che parla milanese è un evento. Quindi diciamo che cosa lei ha detto a questo simpatico... Io c'è troppo le ali di dietro. Esatto, per chiedere le spiegazioni. Ci si sente, volevo un'informazione. Sì. Sto bordello, come, sì, fa il cristiano per dire a casa... C'è tu play, andai, aspetta, chi sto perché mi fa? Assa le volte voglio dire il culo! Ehi! Assa le volte voglio dire il culo! Ehi! Io non capii niente! Certo! Però di culo capì! Le era rimasto solo l'ultima frase, sì! Scusate, così, ci sono, no, per capire... Ci sono milanesi in studio, no? Insomma, no, milanesi non ci... Qua, da dove venite? Da Torino, ci sono torinesi. Da vicino? Sì. Vicino. C'è la Fiat a Torino. A Fiat, sì, sì. C'è la Fiat. Certo, non siete torinesi, siete siciliani. Marca Elefante, la signora, sì, la signora è così. Allora, questo le è rimasta quest'ultima cosa. E io do culo, capito? Sì. E hai smore che so che mi disse vaffanculo, come sta brutta parola. Sì. Sì. Perciò, signora Rosa, con tutta la mia delle cazzatudini. Esatto. Perché ci fece. Perché ci fece un colpo di trrrr. A questo caso. No, però ha ragione, no. Voglio dire, ha ragione, signor Littero, lei lo sa che io sono sempre pronto a riprenderla, a rimproverarla se lei sbaglia, se lei fa degli errori, se lei si comporta male, però questa volta ha fatto bene. Ho fatto bene. E quando ci vuole il polso duro. Sì. Lei come gli ha detto a questo signore? Con delicatezza. Trrrr.
Io come si dice così, sì. Signora La Rosa, io l'ho capito. Sì. Casa stava fermando, sì. E già capì come si fermano a Milano. Come si fermano prima a Milano? Prima che fece quattro corpi così. Ah, c'è stato un pochettino, sì, più movimento. Casa allontanava il cristiano da lontano. Sì. Io sono stagionato, come si gira, mi preparai, c'è un'unione ergiata. Un sottamusso, che c'è voluto un muso tanto. Sì. E mi ha preparato, no? Adesso, sì. Come dire, questo signor La Rosa si girava direttamente, sì, da così curato. Ah! Sì. Ma che c'aveva un specchietto retrovisore? Come un portante chiaro, donaso preciso. Preciso, sì. Donaso preciso, signor La Rosa, che tutto l'osso di Calle, tutto l'osso, lei usate come si chiama? Che si chiama osso ciaura? No, sì. No, osso ciaura. Questo si chiama osso ciaura. Sì. Questo osso senta, sì, e questo osso parla. Sì. Sì. Signor La Rosa, mi odessi un pugno. Ora io dico, gli studenti che studiano le scienze, che studiano il corpo umano, cosa chiederanno domani ai professori se questo si chiama ossa ciaura? Ossa ciaura, ossa sente, ossa parla. Ossa, sì. Finalmente, l'ossa ciaura mi canta un pugno, signora Rosa. Come si girava e in italiano non dà facce? Sì. Perché io ci disse, sto dicendo, che porca di questo mi fa dire, ciao, come ti permetto di parare ma così? Bello, marca lì a fante, ma carino. Sì. Ma io italiano la faccio, dice, ma che sei siciliano? Dice, sì, sogno richiedo di Catania. Sì. Dice, ma cari io, intanto sangue mi nisceva mia ad un asso, sì, no? Mi sceneva lo sangue. Sì. Ecco, come ho visto la faccia, l'italiano è buono, signora Rosa, lo conosceva. Addirittura. Quindi non solo un siciliano a Milano, catanese per giunta amico suo. Era un certo Nunzio Ndisu Malanova. Come mai aveva questo pecco così gentile, un Malanova? Pezzo, un pezzo di malacarne, signora, sì, Rosa. Sì. Delinquente di prima categoria, chi se strariava per qualsiasi cosa. Uno sciarrino. Uno sciarrino, uno, sì, pericoloso. Sì. Perché questo qua c'aveva la macelleria o paese, c'aveva, sì, la chianca. Sì. E Duzza Urdo di mio cugino Naffio, sì, c'aveva importunato la sua signora, sì, che una volta ci ho contato. Sì, 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 me lo ricordo, me lo ricordo. Perciò questo qua voleva fare una carneficina, sì, per lavare l'acqua, sì, se ne aveva aiuto due paese, se ne aveva aiuto a Milano. Proprio, era andato, sì, al nord. A sua moglie era la Sau, sì, perché tanto ci fu una scenata, perché c'eresse tu, donna, donna frigorifica, cara. Come si, scusi, se no, lei le deve, no, dire, no, non interrompete perché là è tutto qua, sì, allora, lei la dica però poi la correggiamo, se le deve dire le dica giuste le cose, donna, ci disse tu, tu donna mensalira, donna mensalira, Messalina, ah, donna Messalina, donna, sì, Fedogri Grigio, ora cara fra, e non ti dico altro, ci disse, perché manco poteva parare, sì, non ti dico altro perché è uno stronzo in coma che non mi impedisce di parare, a questi ala, sì, ma tu la mia faccia non la vedrai più. Ai. E come un caglio a due cose fetusa, si riferiva a Affio, u fazza purpette, u fazza cotolette, u fazza capoleate, perché io ero chianchiere, sì, usavo tutto il certo, quindi era pratico. È chiaro, conosceva tutti i tagli. Certo, certo. È una cosa seria. Una cosa seria. Una cosa drammatica. Una cosa seria. Mamma mia. Meno male che non c'avevano picciriti. Certo. Meno male. Perciò, essendo a Milano, come io ho visto andare a faccia, io non ci avevo fatto niente, no? Certo. Perciò appena io mi ho visto, ciao, Letterio, sei, sì, tu? Sì. E dice, ma chiedo scusa, dice, che te sei sto pugno là, questo do naso. Dice, ti chiedo scusa. Ieri c'è un bello specchio col tocco ciruiaffio. Ehi, se l'hai ricordato, sì, eh? Sì, dice, unne! Non la Rosa, un cuore, ma cominciava a battere. Come no. Io affio l'avevo perso dalla circolazione. Sì. Meno male! Meno male! Per una volta la folla, la calca è stata utile. Utile? Sì. Dice, insulta ancora, dice, i mugliere dell'auto cristiana, dice, che a cui mi arresta un conto in sospeso. Perché dice, no, dice, guardi che cosa, ci sogno qua a Milano solo, che devo fare una visita a degli amici, a dei parenti, e poi me ne torno a paese. Ah, dice, ah, se mi capita sul tadiro. In quel momento pensai, io disse, Dio, ti ringrazio, sì, che la cacca urra cava, sì, Antonio. Sì, va bene, la calca, sì. Che non c'è più. Sì. In come fece sta pensata, sì, di tutta la cacca che c'era, sì, mi uscì una testa, sì, che io se mi stavo lì già su te, sì, e gridavo a cusse forte con un diso una cara di Torino a Milano, sì, Letterio, chi do se vuota, ho visti, eh? Ah, quasi disgraziato, gli
alla cacca sedativo con un mare davanti a Mosè, signor La Rosa. Sì. Arrestava un corridoio libero, sì, tra Iddo e Alfio. Sì. Io ci dissi, no, scusa, arragioniamo, mi canta un altro tumbuluna mia. Sì. Signor La Rosa, ce l'aveva qui Alfio e i coppi buscavo io. Ma perché? Ma com'è possibile tutto questo? Ma povero uomo, veramente. Canta un tumbuluna. Mi pigliavo qua? Sì. Nell'ossa? Se prima mi avevo rompito ossa a ciaura, sì, mi ruppe ossa a senda. Sì. Ma cominciare a cantare i passeri per qualche, sì, quarto d'ora. Io non potendo spuare quaffio, sì, si gira per dare a me un'altra. Io in quel momento, signora Rosa, santa carcagna, aiutatemi voi. Sì. A cominciare a correre. Bravo. Camennea pareva un paralitico di fronte, sì, a me. Correva, sì, i poliziotti di Milano, sì, peggio mi vistono correre da maniera, peggio dice, questo sarà un ladro, un delinquente, un scippatore. Giusto, giusto. Peggio mi fanno, sei fermi, ma uomo mi fermo, ce ne sono io, che ce ne ho quello di dietro che mi ha sabotato. E continuo a correre. Ma roba da matti, ma roba e da... continuavo a correre. Sì. E io lo sapevo, un poliziotto correva, ma cara, s'amponeva, sì, io correva presa mia, perché e parlavo, ma così, io di dietro e davanti. Mi faccio lì. Io stavo cascando. Sì, sì, è lui. Perché non sta mai fermo, Che non sta mai fermo, quindi se la cerca. È la seconda volta. E sono due, sì, vabbè. Però siccome questa è una trasmissione allegra, quindi anche un tecnico che si sdruba... Fa ridere. Esatto, tecnico... E se non devo la gamba, è risato. Va bene. Allora, lei corre, scappa. Scappa. Fa questo gesto al... Ma secondo, sì? Un poliziotto mi voleva acchiappare, ma non ce la faceva. Sì? Perché mi diceva, mi mostra i suoi documenti. E io mentre correva, zi qua, ma non c'è nessun documento. Sì? Perché correvo a 50 km all'ora, che non mi tagliava il documento, così, e pigliava nota. Va bene, può andare, mi dice. Così. E come vai, più forte di come vai, come stai? Arrivato a un certo punto, piglia e mi arrivai a mucciare. Sì. Mi arrivai a mucciare dietro una colonna. Sì. Manco passavo un quarto d'ora. Piano piano, piglia e disse arrivare a Fio. Eccoci. Camacaridu era sperduto. Sì. Era sperduto completamente. Arrivato a sto punto, ci disse disgraziato, ma mamma mia, con me ci porta. A lei, vera, io l'ho detto in apertura, lei perché esce con questo perché? Disgraziato? Cioè, se ora ci sa, dobbiamo uscire dalla stazione. Una parola. In città. Camminiamo per un'ora e mezza. La stazione di Milano è grande. Ma senza poter trovare l'uscita. Poi parlava che i cristiani non ne capivano. Già stavo a parlare un tedesco, io non lo saccio. Sì. O io non capivo una mia, o io non capivo loro, non lo saccio, signora. Arrivato a un certo punto, ho visto uno con capello che doveva essere un vigile urbano. Sì. Perciò mi ci avvicinai, ci disse, scusi, devo andare. Ma farà la cortesia. Sì. Per me c'era da sta stazione. Sì. Ma che schifo sta a fare? Sì. Al vigile urbano. Al vigile urbano. Sì. Proprio così, come lei mi vede? Così, messo così, faccelo vedere, scusi, Guido. Cioè, scusi, lo ripeto. Ma perché c'era da sta stazione? Sì. Carravai con il treno. Sì. Che schifo sta a fare? Esatto. E fece questo movimento. Esatto. Do ginocchio questo movimento. Esatto, lei questo movimento così. Questo, mettale a... Sì. Mi pare che ci parrai... Chissà, c'è cecoslovacchese, polacchese. Sì. Perché mi fa... Cioè, non capisco. Eccoci. Se lo trovai magari un dondolo preciso che so. Ci se ci sto ripetendo per nascere da sto schifo di stazione, sì. Ma che schifo, anzi ci sono altre parole che va bene che non si possono dire, sì. Ma che è a fare? Sì. Questo metta lì e piglia mi fare dice scusi, sì. Dice parlez-vous français? Piglia ci disse yes, certo. E mi sembra giusto, ragazzi. Aspetta. Come si risponde a uno che chiede se parli francese? Yes, e restai rimminghilonito preciso, sì. Perché non mi disse dice parlez-vous français? Ci si yes. Yes. Ci si, ma questo è inglese. Non mi richiesta che faccio parlare a un magari un inglese. Sì. Ci si dice, scusi, intanto sono fatti i tre, il giuramento era i quattro. Esatto. Perciò ci si senta, siccome per favore dobbiamo andare, sì, io e lui. Sì. Ho rubato gli affi, bravo, il momento preciso. Cavoli, giande e mano, sì, così. Io non para. No. Quando ci sono io non para. Lascia parlare lei. Io sta muto. Sì. Ava volume tanto che dava faccio crescere ogni tre ore si farà ogni tre ore ogni tre ore che è la scimmia ogni tre ore ogni tre ore la barba una schiavitù ogni settimana sta tagliare i pinnulari che si sopracciglia perché ci crescono così i pinnulari no i sopracciglia e no i pinnulari sono tristi i pinnulari sono solo i gigli ci crescono i gigli sì non ci vede ogni settimana sta tagliare la forbice la barba ogni tre ore sì perciò era fermo così davanti a chi lo cotale sì ci si senta per cortesia siccome suo figlio sì
suo figlio, lo dobbiamo andare a trovare. Sì. A suo figlio. Sì. Chiedo a Giardino Zoologico. Abbiamo una battuta speratoria. Battuta così. Ci disse, senta, suo figlio è Eugenio. Sì. E deve fare il giuramento. Oh. Noi andando ci disse, abbiamo nascere dalla stazione. Come prima cosa? Come prima cosa. Sì. Siamo a rinascere. Sì. Un giuramento è 4. Sì. Sui 3. Se lei per favore. Perché io mi allargavo le braccia e dice. Io lo sapevo, comparavo tutto milanese. Questo. Diciamo, ma dispiace. Io un milanese faccio per lo faccia bene, perché sono amici di Torino, che poi sì, tornando al nord dicono abbiamo sentito parlare milanese a Catania. Ma dispiace assai. Dice, ma milanese preciso. Ma dice, non ci potete aggiicare più. Eccoci qui. Non ci potete aggiicare più, dice, dovete per forza. Sì. E manco saccio se ci aggiicate. Sempre in milanese, stretto. Preciso, così queste parole. Dovete per forza prendere il metro, perché a Nunca non ci arrivate. Esatto. Bene. Oh. Intanto le faccio i complimenti per il suo milanese, che mi sembra, devo dire, perfetto. Poi parliamo di questo metro, dovete prendere il metro. Utaliare in dafacis, ma sta parlando per davvero? Sì. Dice, io parlo una volta sola, americano. Chi mascale hai? Che non mi trovava il metro, che io porto sempre da presso. Che cosa non trovava, scusa? Il metro, non trovava. Ma come non trovava il metro? Ma che metro cercava? E a che metro gli si porta? Un metro, chiedo che sarà, che misurare, no? E io ci dissi, affio, tu trovi il metro, perché lunga che non usciamo dalla stazione. Io, disgraziato, rapa la valigia, accanto alla valigia porta tutto cose, sì. E stava portato un poco di salsiccia di chieda secca. Nella valigia? C'aveva un poco di salsiccia di chieda secca, sì. Un poco di salsiccia di chieda fresca. Sì. Poi c'aveva formaggio tuma, sì. Formaggiazzo di chieda pepato vecchio, sì. Formaggio scaffututo, sì. Aregni, sì. Angioi, sì. Due fiori scacciata stava portato. Sì. Quattro salame tanti. Sì. Due chili di pane da casa. Sì. Signora Rosa, spalanca da valigia. Sì. Uno spuntino, insomma. Signora Rosa, un spuntino e niente. Sì. Come una piva valigia. Sì. Io mi creda, utaliai un attimo da faccia. Sì. Tra il serio e l'aceto. No. Va bene che sei da mangiare, non è tra il serio e l'aceto. Tra il serio e il faceto. Fa aceto. Utaliai in da faccia come per dirci se non fossimo ammalati. Sì. T'ammazzassi! Sì. Ma se t'ammazzo qua, come ti porto paese? Giusto. È perché se lo doveva portare a cadavere. Non la rosa. Sì. È una fatica questo suo viaggio. Come una piuga valigia. Sì. Se scatenà un feto, signora Rosa. Tutto ma in una valigia, come ci possono feto? Stare? Che pare che c'erano cane morte da 8 giorni. Io in mezzo a tutto, io cominciavo a nascere il rotto di salsiccia, serpezzata, angiovia, nel mezzo. La chiedo stava morendo, chiedo. A diventare un palle, tutta la faccia. Ha cominciato a fare a cose, se teneva un capello chi in mano, era disperato. Sì. A mezzo a tutti i cristiani, tutte quelle che ne cavanavano attorno. Terun. Sì. E si allontanavano. Io, signora, la vergogna. Lo so perché, professoressa, poi lui è un tenerone, è un ricciolino, insomma. Un ricciolino. Io lo faccio profumo. Sì. Io me lavo. Lei quando si lava com'è? Io con dei carne, una paluma. La paluma. E dove si lava lei? La pila. Cosa acqua fredda. Sì, e cosa c'ha sulla pila? Un stregatore. Esatto. Un stregatore, la maiola che c'ha i muraclubi, mi strega. Esatto. Non uso deodorante. No, cosa usa? Mi metto a gauro su tascina, signora Rosa, cavalla. Poi canino con sto profumo di agauro. Sì. Una cosa bellissima. Bellissima, sì. Come da gran malattia. Madonna, che vergogna. Piglia in mezzo a tutte le cose, piglia e ne sciumetro. Lo trovavo! Finalmente arrivò sto metro, sì. Perché lo studiavo perché era tutto insalato, d'olio, da poco. Perché mi fare cazzo metro! Oh. E io 2 metri e ce ne sono vado, cazzo metro! Sì. Chi su rapi a 40 centimetri, ne più, primo io seguo. Sì. Non sai se ci è successo, penso di no. No, credo proprio di no, però mi racconti. Mi pigliava a timpulate come metro, andava a cazzo. Non mi è successo mai. Questo non mi è successo mai. Col metro. Questo. Fino a quando? Sì? Fino a quando il metro si ruppe? Certo, perché tante tumbolate. Come io si ruppe, sì. Dice, ecco, ora mi sono sognosato. Oh. Me la stavo da come un cetrolo, preciso, sì? Se ne io. Okay. Io tanto uscando.
tanto sì. scombussolamento del feto. Sì. Signora Rosa, mi sbuddì lo stomaco. Questo se può ce lo eviti. Ma poi tutte cose mie. Ma anche lo stomaco. Sì. Prima della sbuduta del stomaco, sì. uno mi sta portando. No, no, qua. Io le ricordo, adesso si dimentichi per un attimo lo stomaco. A punta. La punta. Ecco, che non è San Giovanni la punta. No, a punta. Esatto. Ecco, signora sulla Rosa, punta. Prima dello sbordamento del stomaco, sì. ci sono degli effetti sì. che lei mi capisce. E questo lo posso capire perché è umano, insomma. Ma allora mi sentivo un missile che era pronto per partire. Esagerato. Dovevo fermare i fiammati. Sapo missile che parte i fiammati. Sì. Io dovevo fermare i fiammati sì. e correva, certo sì. non è che correva bello spavaldo. No, correva un po' curioso sì. perché ero così. Sì. In cerca, esatto. in cerca di un posto. Sì. Ma voi pensate per un viaggio a Milano, che cosa succede? Vada, cercava. In cerca di un posto un fare parte romista. Sì, ma no, lei non scenda troppo nei particolari. Ora, a Milano, sì. se non parli lingue straniere, sì. non può cagare in godo. Perché io cercavo latrine, sì. cessi. Sì. Insomma, la volevamo avviare proprio nella raffineria completa. Sì. Ma... Gabinetto! Signora Rosa, si chiamano toilettes! Certo che... E se tu non sai lo straniero, come capisci che chiede? Perché c'era scritto toilettes! Sì. E c'era una femmina disegnata così! E mascolo mi sa così! Io che cosa capisco? Non lo so! Scusa! Io dico... Ma lei chiede scusa! Io voglio dire... Sì, ma toilettes, così come lei le chiama... Ormai sono. È un vocabolo di gergo di uso comune, toilettes lo sanno ora tutti. Ora io non lo so. A parte che si dice toilette. Però c'è scritto toilettes. Lo so. Ora dico io questo non lo so. Esatto. Può essere che uno come lei, che è acculturato forte, esatto. queste cose sa. Oh, ma io ora sto bene, dico, no? Io non sono acculturato, sto bene. Acculturato. Battuta. Io praticando cozzocole. Esatto. Ora io dico. Però sì. al gabinetto ci siamo tutti. Eh sì, questo lo sappiamo. Quelli alletrati e quelli non alletrati. Che significa? Quelli alletrati. Ah, alletrati, capito, quelli colti. Ora c'è scritto toilette. Sì. E se viene un alfabetico totale. Esatto. Come, perché ci ha disegnato una femmina così sì. e un uomo così? No. Per fare ha disegnateci un culo. No! Capisci? No! Capisci di che cosa si tratta? Signora Rosa. Sì, comunque... Com'è finita questa... Signora Rosa, sì. Sì. entro là dentro, sì. Signora Rosa, c'erano 15 porti. Sì. Una pressa in auto. Sì, è così. La toilette è così. Ecco, sì. arrivo, andai prima, e trovai chiuso. Sì. Occupato! Sì. Vai appresso, occupato! Vai appresso, un momento, un attimino, e ti stavo data la parola, 15 c'erano, tutti 15 chiusi. Vabbè, insomma. E io cominciai certo, a fare così. Certo, perché a fare così. Non riusciva più a trattenersi. A trattenermi, sì. stavo partendo. Esatto. Arrivato a un certo punto c'era uno assettato da una seggia, sì. con un tavolino davanti, sì. piglia chi si mette lì e mi fa così. Io no, perché sapete quando uno gli in bagno fermo non può stare, sì. sa muovere. Sì. Perciò come chiedo mi chiamavo di Sinegri, e così ci vuoi due custa, e così mi trattengo meglio. Arrivo una chiedo uscita 40 cm di carta igienica, sì. 40 cm, piglia madonna, ma che gentilezza, ah. una cosa. Piglia c'è adesso, grazie, sì. dice 1000 lire. 40 centimetri di carta igienica, 1000 lire. Ecco, la bocca della verità. Certo. Io feci sta pensata che mi smuovero magari in mezzo. L'avrei fatta anche io. Per 10 secondi mi scordai che voglio il gabinetto. Sì. 10 secondi però. Però... Perché io pensavo, secondo, qua grandissimo cosa fatosa, 40 centimetri di carta, 1000 lire. 1000 lire. E rotolo quanto costa, 2 euro. Sì. Piace, grazie. Bravo. Non ne ho bisogno. Oh. Per principio. Esatto. Chi non mette l'euro, dice, ah sì? E come fa? Fatti miei! Eccoci! Ognuno sa come fare! Mi girai! E pensai, disse, ma come faccio? Però non è che potevo tornare indietro. No, anche come... per non dare sazio. Anche per non dare sazio. Come sì. si liberava la prima porta, sì. entrai da intra, tappa! Mi chiudi, signor sì. La Rosa. Adesso io non so cosa lei voglia raccontare, non vada, dico, no, non vada troppo nei particolari. Comunque Kenji. Sì. Da intra Kenji, signor sì. La Rosa. No, Kenji dalla gioia. Dalla soddisfazione, dalla gioia. Perché è una dallo sforzo. Perché è una gioia, diciamo. Da pressione. Esatto. Da contentissima, sì. dal dolore, da tutto. Tutto, cose, era un misto di sentimenti. E mentre io ero assettato da un lei vuole che io non dica un'era assettato. No, 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 vabbè, va, dica quello che le pare. Ero assettato. Era assettato. Rosa, pensavo, era sulla tazza. Sulla tazza.
Ah, si può chiamare magari tazza? Tazza è un modo di chiamarlo, anche piuttosto, diciamo, garbato, sulla tazza. Io guarda, mi impressionavo, ora ho letto uno mupito. No! Quella è un'altra cosa, vabbè, lo chiami come vuole. Professoressa, io cerco, così, voi che venite qui anche in trasmissione, che avete questa fortuna, questa possibilità di venire, capite lo sforzo che io faccio ogni sera anche per cercare di elevarla. Sì. Come? Lei si è seduto. Ma assettai. Oh. Mentre ero assettato, pensavo a dei 40 centimetri di carta igienica. 1000 lire. In quel momento magari 5000 ce ne avessi dato quella. Ha visto? Signora Rosa, come finì? Sì. Corpo di intelligenza. Meno male. Di fare paura. Sì. Così, non da rezza di carne, di isare i papoli, sì, direttamente. Mi levo la camicia. Sì. Mi tagliai tutto da qua, a fine a qua mi tagliai tutta. Sì. Signora Rosa. Sì. Ma ti c'è striscioline. Sì. Tiravo un coppo cavuca, a strisce di 15 centimetri. Sì. Signora Rosa, bianca, morbida. E a cominciare? Signora Rosa, come porta capitare? Camisi, ita, unici su acchi. Cosa di impazzire! Cosa di impazzire, signora Rosa! Questa gran confusione che aveva. E quindi? E quindi, signora Rosa, sì, è finito? Sì. Arrestai facendo così. No. Non sapevo che cosa fare. Cosa ha fatto? Io, era questione di fare il più forte fa MG. Tanto un corpo, signora Rosa, sì, calcolai ma la distanza. Sì. Da poi tutti cinque tanto a bordo da tazza. Sì. Che ta... Il pubblico non sa se ridere, se piangere, se applaudire. E com'è finita? Niente, signora, sapete che ci dico? Cosa mi dice? Ma la storia è ancora lunga. Sì. Io mi fermo qua. Sì. Io proseguo dalla storia di Milano. La prossima volta. Enrico Guarneri Litterio! Mamma mia! No, tra l'altro, secondo intervento già parte con la scursita. Sì. E allora? Io dico, posso mai credere, sì, che tutti quanti noi, perché voglio dire, quanti di noi hanno questo sogno di vedere i marziani? Io non li ho incontrati mai. Di vedere questi esseri diversi, questi esseri che arrivano chissà da dove, da chissà, un altro pianeta. Io, signora Rosa, sì, è successo che una sera mi ritrai a casa, sì, che mi ero stato a vedere un film di questi, dello spazio. Sì. L'Odisseva. L'Odisseva? L'Odisseva, non... Chi lo disse? Lo disse Eva 2001, una cosa di chi? Odissea 2001. Sì. Quasi, insomma. Quasi, no, sì, grosso modo era quella. C'erano questi extraterrestri, queste cose. Perciò Maratrai a casa mi diceva, sì, che era un poco impressionato. Certo. Era un poco impressionato. Perciò Maratrai a casa, sì, ancora a pazzicare la chiave, sì, e sentivo la mia dolce crocifissa. Proprio, è un piacere ritirarsi a casa e sentire crocifissa che... Io ero impressionato dei due film, sì, impressionai, signora, certo, Rosa, era la porta, un sgruscio, i muri avevano i tandari, i muri, non si poteva sopportare. Neanche i muri sopportavano. Beh, questo. Era di venerdì sera, sì, perciò io disse, non mi voglio addomiciliare, perché poi, sì, il sabato c'hai una giornata, fate cose. Esatto. Che me ne vai a cogliere frutta. Sì. Ho picchiato la frutta del mio fornitore ufficiale. Sì. Che Giovannino do paese, sì, Ndisu non c'è. Perché Ndisu? Perché non c'è mai, indosso pezzi terreno, non c'è mai. Se uno lo cerca, lui non c'è. Non c'è mai, perciò ci sono delle belle puma. Sì. E allora io sabato mi coglio una parata di cascia di mele futto. Di mele futto? Sì. Ma come mele futto? Cassuno, quando lei si catta un po' fruttaiolo sono mele, normale. Sì. Ma normale. Beh, diciamo che quando uno le compra dal fruttivendolo sono mele compro. Sono mele e basta. Mele, esatto. Quando sono della mele futto. Mele futto, va bene. Perciò, signora Rosa, l'indomani, sì, con Duzza Urdu di mio cugino Iaffio, eccoci, con, insieme a lui, ci siamo portati. Che è un poco così, leggermente decalata. Sì. Leggermente decalata. Un poco scoscesa. Come i cristiani?
No, è scritto su scusciati. No. Non c'entra, non c'entra. Bravo. Un poco di calata, sì. Parcheggiamo la macchina, sì. Salutiamo un oro, sì. E giustamente acchianiamo sopra per cogliere. Un prezzo è buono. Sì. Un prezzo è buono. Delle mele futte. Però lei considera che c'è un fatto che cogli, un fatto, certo, che trasporti. C'è il ricarico, insomma. Ricarico, benzina, certo, IVA, l'ICI, insomma, ci sono, ci sono tante cose che bisogna considerare. Mentre stavamo cogliendo ste puma, sì, era, stava facendo scuro. Sì. Stava facendo scuro. Mentre eravamo da sopra, duzza urto di mio cugino Raffi, picchiami a farci, Letterio, Letterio, ci guarda, indicando un punto all'Arizona, no? Lontano. Un punto all'Arizona. All'orizzonte. 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 Dice, guarda, un UFO. Io che avevo visto un film un giorno prima, mi impressionai. Quando ci disse, nonni, nonni, e seguì la direzione del dito. Del dito, sì. La direzione del dito, di lontano, mi puntai gli occhi, strizzai gli occhi, mi concentrai. Cioè, sei disgraziato. Ma che è un gufo? Come un gufo? Come ci disse così, io, ma cara, tagliavo in lontananza, strizzavo gli occhi, si concentrava, qui dici, vero? Agi non l'aveva visto, agi non l'aveva visto, per esempio. Ma cosa, agi non l'avevo visto? Ma cosa da impazzire? Vabbè, uno zaurdo, proprio uno zaurdo. Non ci ho fatto niente perché, sì, eravamo sopra l'albero. Sì. Ma come scendiamo, sì, faccio ce la faccio turno turno come un puma. Ha fatto bene, ha fatto bene. Quando ci vuole, ci vuole. Ci vuole. Sì. Caricamo tutti i cassetti sopra, sì, la macchina. Sì. Mi sono in moto, sì, e partì. Sì. Ustraduni è una SS, sì, è una strada statale. Statale, sì. Stavamo camerando, all'improvviso, signora Rosa, pigliarsi e mi fa dice, guarda, c'è, dice, una specie di cannaggio di luce, sì, che cala dal cielo. Mamma mia. Signora Rosa, io sai, gli occhi. E mi mutai per dire, c'è vero, sì. E in quel momento, vuol dire, un conta chilometro dalla macchina, signora Rosa, solo, solo si sao. Sì. Un contagiri, cane cagliaio di dietro, sì, lì c'hai un cane, sì, no? Chiedo che lei figlia proprio così, fa la testa così. Vabbè. Un cane, signora Rosa, se mi sta abbaiando, wow, 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 solo, il cane è finto. Solo, signora Rosa, un ciondolo da chiave, sta fissando, ta, un ciondolo da chiave, il sicuro della macchina, si mettevano e si lavavano sole, signora Rosa, io la fibbia di pantalone, sì, più, mi scoppolavo sola, un specchietto si attesavo verso là. Stasera tutto così, sì, tutto così, tutto, tutto, tutto. Ma che cosa stai facendo? C'è una signorina che la guarda perplesso, però, eh. Una signorina chi? Sì, è inquadrata poco fa questa, eh. Che la guardi, è perplessa. È perplessa? Sì. E che cos'è perplessa? È preoccupata? Non lo so. No, io ho visto, io, ma poi ho visto l'anno scorso, lei stia tranquilla. Sì, vabbè. Perché mi mutai. No, era perplessa. Vabbè, vada avanti. Sì. Signora Rosa, iaffio, da faccia, russo, com'era? Russo, 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 sì, russo, russo, sì, poi giallo, giallo, sì, e io dissi, prima o poi a scattare un virus. È al semaforo. Tu fatti aspettare un poco, come io pigliavo un colorito sul verdognolo, sì, piglia tutto preoccupato, cioè, si affio, sì, ma che cosa sta succedendo? Io mettere la mia con tutta la sua, mi dice, boh. Io tranquillizzato dalla sua risposta, certo, poi signora Rosa, qualcuno dei presenti può pensare che forse io mi scandai. No, no, no. Io ricordandomi in quel momento a Casugno un quarto du paese. Esatto, perché il primo io ho sindaco. Il sindaco. Il primo io ho professore Marco Coppino, Coppino, sì. Poi c'ho sindaco, poi c'è l'assessore e poi ci sono io. Esatto, lei è il quarto del paese. Un quarto du paese, con la mia freddezza, con la mia calma, bravo, con il mio ragionare, signora, sì, Rosa, pigliami cacai in guardia. Da macchina, immediato. Ma come dico, per una volta mi sembrava che lei avesse fatto qualcosa di serio, di concreto, di coraggioso, niente. Signora Rosa, a macchina di, sì, botto, pa, e sta stutau. Sta stutau. Se affio, ma che sta succedendo? Piglia, scinni io, sì, dalla macchina, scinni per avvicinarmi a questo CD volante. Sì, CD era volante. Ormai i dischi non si usano, no, più, Ma che c'è? Ma i dischi non si usano più, sì, vabbè, per ascoltare la musica. Perché è il CD volante. Vabbè, il CD volante. Passi per il CD volante. Scimmì? Sì. Scimmì che mi sentivo tutto accaldato. Sì. Specialmente essendomi caccato da un guado, specialmente dalla parte di... Lei non vada sui particolari. No. Perché mi avvicinai, sì, piano piano per guardare sto specie di bestioni. Che se calavo da strada. Sai che la cosa mi comincia a prendere. Sì, se calavo. Sì. Io camminavo verso il CD volante, sì, e con la coda dell'occhio, sì, di sta macchina che stava calando, perché la strada era un poco decalata. Sì. In quel momento mi mutai e dissi, affio, prendi lo sterzo, tu bestione, usci, per il suo pigliai, disgraziato, manco tempo di dirci disgraziato, da macchina, pa, e si va a mataffare, sì, contro il CD volante. Voce del verbo a mataffare, a mataffare, sì.
Fia la Rosa, i danni che non si potevano calcolare, c'è desse animale, che faciste? C'è desse scene ora, presto, prima che questa se ne vanno, pigli giù il numero della targa, sì. Quanto meno faceva la sicurezza. Al CD volante. Sì, perché io scendevo, sì. Urdo, come e cominciavo a girare attorno a sto GT volante. Io taleava, all'improvviso, signora Rosa, di sotto il CD, da panza del CD, sì. Pigli e si rapi come una specie di botola. Ai. Si apre questa botola. Guarda il pubblico come osserva. Sì, attento. Io ero da fermo, mi pareva una statua di Cire. Sì. Fermo, cataleava. Sì. Da questa botola che si rapiva, mi chiamo. Oh. Che è sta lì? Dicevo come una specie di lingua. Ah, ho capito. Pa. Che era una scala. Una scala. E poi, signora Rosa, pigli e comparivo un oggetto misterioso extraterrestre. Era un marziano. Sì. E a fio dopo si avvicinavo perché mi fa l'eterio. Sì. Dice, ma che cos'è? Cesso, come che cos'è? Non sta vedendo, Cesso. È mazziano. Sì. Quindi dice, tozziano, e che si cancella la macchina? Ma cosa ci dovevo dire? Lo so, uno cosa può dire a un elemento così, questo bestia? Ci ho detto, è mazziano. Mazziano. Mi dice, tozziano, sì. E che si cancella la macchina? Sì. Ci cantai in papagno in testa, sì, sì. Signor La Rosa. Che un tempo che c'è su papagno, pa, e mi retterai a mano, un bumulo c'è da andare a votare. Sai, questa cos'è? Immediato. Ci disse, pigli, c'è un numero da targa, aiutati. Sì. E poi telefonai ai carabinieri, eccoci, subito. Eccoci, oh. E chiedo, signora Rosa, scimmio. Sì, sì. Signora Rosa, era curto. Sì. Ma curto, che lei ha messo io, era Peppo Baudo. Va bene. Curto lì. Sì. Signora Rosa, c'aveva un bel naso. Ah. Bello. Sì. Picchidi. Sono di famiglia che avevano da NASA. Cioè, questo bello naso. La NASA. Perché io capivo, chi disse, ma chi so, come mai questo bello naso? La NASA è l'ente spaziale americano. Americano. Sì. Vuol dire che era chiesto cosa va. Che ha sede in Florida, Cape Canaveral. Le ragazze sono tutte basse, sono tutte ignore. Poi quattro occhi. Quattro. Quattro. Quattro occhi, che io come ho visto, disse, buono, chissà, potremmo abbassare la cosa del investimento. Sì. Perché avevano quattro occhi, puoi chiudere un occhio. Esatto. No, ma cosa gli può costare chiuderne uno su quattro? Eccoci qua. Orecchie niente. Niente. Perché avendo quattro occhi da lente, che cosa stavano a fare? Niente. Cioè, orecchie non avevano. Non aveva dove appoggiare la lente. Cioè. Orecchie niente. Niente. I razzaloni, sì. L'altro braccio lungo, gli ami curti curti, sì. Signora Rosa. E c'aveva un cellulare che non aveva visto mai. Un cellulare aveva. 3 metri di cellulare aveva, signora Rosa. Cioè, la specie di citofono di un grattacielo c'avevo, sì. Signor Rosa. E io come ho visto, chiesto mentre scendeva, sì. Che io ero tutto concentrato, che tagliava Iddo della botola, sì. Piglia sta faccia uno, sì. Che era un altro mazziano. Sì. Io gli ho detto, sta faccia, pa, pa, e mi fa una fotografia. Sì. Era un fotografo. Sì. Ma come un fotografo? Che ti prendono? Quindi prendono i dati. Era un fotografo. A pressa Ido, sì. Chi ti ha visto passare a un altro mazziano, sì, sì. Un altro che era con camici bianco, sì. E chi doveva essere un farmacista, sì. Perché Ido si portano il medico da presso, sì. Tutta questa cosa qua. Sì. Perché nel frattempo, signora Rosa, chi sto si avvicina, sì. Io non, sì. Sapevo che cosa dirci, no? Certo. Utaliai in da facci, come si avvicinava, ci volevo la dare la mano per bravo, salutare. Per accoglienza, per accoglierlo. Chi sto, signora Rosa, piglia il cellulare. Sì. E giù, pa, 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 pa. Ma la stavo un terra mezzo morto e mezzo vivo! Colpi di cellulare! Colpi di cellulare! Che si stava arretrando! Perché nel frattempo Alfio girava, sì. Perché mi fa, ci senti, ma che schifo di cosa dice? Che sto targa non c'è male! Non c'è male! Dice, ora vengono i carabinieri! Io ci dice, ora vengono i carabinieri, ci prenderanno, sì. Il verbale, dice, no, ma tanto è inutile, dice, perché manco terge cristallo, io non, sì. Ce la metto una contravenzione. Sì. Poi io giustamente pensavo, dice, ma che si di terge cristallo, che cosa stanno a fare? Sì. Che volano più alto delle nuvole. Esatto. Non ci chiamo mai di esatto. Io non mi disse in terra della maniera, Affio, perché mi dice l'eterio, che cosa fu? Perché ci disse, no, niente, minchiate. Che cosa c'è a dire, signor La Rosa? Che cosa ci dovevo dire? Colpi di cellulare. Ma che l'hai, andava a macchina? No, perché, ricordiamo, l'avete capito, cos'è per lei il cellulare? Cellulare, sì. Ma la che l'hai andava a macchina, sì. Ammuttai all'indietro perché era matafatta, sì. Col disco volante, sì. Un tempo che girai, sì. Pacchianare in un poco di chianata, mi sono molto dubbistioni, con spostamento 3 minuti a ruolo paese, sì. Un caspin da camera della macchina. Quando mi risvegliai da casa, sì. Non sapevo se era stato un sogno o me l'aveva visto per davvero. E cos'è stato secondo lei? Ma secondo me fu un sogno, l'incubo del russare del crocifisso. Non lo so. Perché mi dica una cosa.
e poi la lascio andare perché l'aspettano da Augusta. Il marziano aveva un cellulare esagerato. Sì, una cosa che non avevo visto. Ma anche mai. Lei però. Certo, non è che hai cellulare che spurtellini. Un cetofoli. Ma come mai? Per chiudere così, lei quando è nato? Perché quando è nato è stato un parto difficile, sì. Mia signora Rosa, perché a mia non. In base alla conformazione del feto, sì. Perché prima di nascere siamo tutti feto. Tutti feto, sì. Tutti feto. Tutti. Poi certo ci sono chi dica. Fanno più feto. No, diventano proprio strunzo. Sì. Si... Ma quando siamo piccoli siamo tutti feto. Il feto a conformazione era che non mi potevano pigliare per la testa mia. Sì. Che da levatrice, sì. Si chiamava Ida Sciagura. La levatrice? Sì. Di cognome, Sciagura. Perché? Ah, così si chiama? Sciagura. Sciagura, Maria Sciagura. Sì. E vedova Scalogna, sua marita si chiama Scalogna. Ogni mano tanta, signora, sì. Rosa. Non mi potevano pigliare per la testa. Sì. Non mi potevano. Era elevatrice veterinaria, facevo tutto tutte così nel sì. Paese. Non mi potevano pigliare per la testa, non mi potevano pigliare i piedi. Sì. Quando ho visto una cosa, dico, qui stiamo perdendo il feto. Sì. Stiamo perdendo il feto. Con un colpo di maestria. Chiappa! Ti abbanchiappavo tuo cellulare! Nicunico, signora Rosa, come ti ha paura c'è casa? E gridò forte, casa non lo facciamo scarpare. Sì. E si messero tre, uno dietro l'altro, signora Rosa. Tira! Guardi le donne come ridono, diciamo così, ma che dice? Che le svendono? Non lo so, faccia lei. E tira di qua, tira di là, tira di su, tira di giù, tira callonga, stira callenda. Sì. Mi ritrovo sproporzionato, perché sei? Enrico Guarneri Litterio! Che ringraziamo, va via con qualche minuto di anticipo. Grazie. Allora.